ringrazio perché siete anche questa volta numerosi, nonostante il tempo che non siete migliori. Niente, passo subito la parola ai protagonisti. Intanto voglio salutare personalmente il sindaco che è qui a fianco a noi, grazie. E passo la parola all'assessore Luca De Martino che ci è venuto a trovare per un saluto istituzionale. Buonasera a tutti, due parole velocissime. Ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio l'artista, il professore Benvenuto Succi, la sua famiglia. Li ringrazio di averci messo a disposizione delle opere stupende, grazie. Antonio Tramontano, a cui passo la parola per una spiegazione. Essendo lui il direttore artistico, vi farà una panoramica un po' su tutto quello che è il progetto e anche sulla mostra, grazie. Buonasera a tutti, una breve spiegazione perché questa sera noi, il nostro focus è tutto su Benvenuto Succi. Benvenuto Succi è un artista completo perché si è occupato di tutte le cifre stilistiche, dalla pittura alla scultura. Il suo focus lo ha fatto soprattutto sulla scultura. Noi oggi qui presentiamo forse il 10%, il 15%, pochissimo materiale rispetto a quello che Benvenuto ha prodotto. Come scelta, come taglio, con Tommaso abbiamo deciso di presentare soprattutto la terracotta e la pietra, però Benvenuto ha lavorato anche con il ferro, con il legno, con materiali di risulta, tutto ciò che poteva essere in qualche modo modellato, e quindi è un artista veramente interessante. Un'altra caratteristica secondo me di Benvenuto è che Benvenuto è un artista contemporaneo, anzi forse è un artista attuale, perché queste opere sono delle opere atemporali, cioè non possono essere ascritte a nessuna corrente artistica, a nessun periodo storico. Di solito quando si visitano le mostre di artisti della generazione di Benvenuto si colgono facilmente degli stilemi, degli stereotipi, perché molti artisti hanno operato nelle correnti e Benvenuto invece è uno che è stato fuori dal coro e lui si è lasciato ispirare soprattutto dalla natura, come mi ha sempre raccontato. Io ho avuto la fortuna di frequentare per 20 anni Benvenuto, quindi lo conosco bene perché abbiamo anche organizzato degli eventi. Lui si è lasciato ispirare sempre dalla natura, dai suoi studi, e quindi è veramente, se possiamo dire in senso positivo, un artista unico e anomalo anche. E la caratteristica di Benvenuto è proprio questa, che la sua arte è unica ed è riconoscibile. La riconoscibilità in arte è un valore aggiunto, è quello che veramente rende qualitativa un'opera d'arte. Grazie di questo. D'accordo, quindi dopo questa introduzione, Tommaso Evangelista, che è il curatore della mostra. Prego Tommaso. Grazie, buonasera a tutti. E grazie per essere così numerosi. È una mostra che ha una particolare importanza nel contesto dell'arte molisana del Novecento, perché è la prima antologica di Benvenuto, che nasce dallo studio e dalla pubblicazione del primo catalogo, il primo libro dedicato alla sua produzione, che ho curato insieme alla famiglia. Come diceva Antonio, sono esposti veramente forse il 5-10% dell'intera sua produzione, che è vastissima e molto complessa. E Benvenuto è stato sempre un artista molto schivo, ma ha lavorato moltissimo, e soprattutto il lavoro che ha fatto è stato un lavoro di tipo intellettuale. Avendo avuto modo di studiare nei suoi studi, fare ricerche nei suoi studi, è emersa, oltre la mole dei lavori fisici, anche una serie di testi di carattere critico, estetico, di grandissimo spessore concettuale. E infatti proprio dai suoi testi sono partito poi per definire un po' il suo percorso stilistico. Lui si forma al vecchio Istituto d'Arte di Segna, che è stata una fucina per il Molise di personalità artistiche di grande livello, e poi si sposta in Accademia di Belle Arti a Napoli, dove è allievo di Emilio Greco e Augusto Perez, e lì comincia a sperimentare con il segno. I primi lavori sono lavori di pietra locale, e in questi lavori emerge tutto il rapporto che ha lui con la materia, e sono delle sagome rigide che mostrano appunto questo legame che lui cerca di instaurare con la figura. Infatti il testo critico che trovate in catalogo l'ho intitolato proprio "Lo spazio non è un regalo", e nasce proprio da una sua osservazione, questo rapporto che lui ha con lo spazio e con l'ambiente fisico,
che è stato sempre molto sofferto, cioè tutta la sua produzione è una specie di lotta che fa con la materia e che trova forse tra le massime espressioni nei lavori in terracotta che abbiamo proposto in mostra. Appunto questo dialogo con il vuoto, con il vuoto sono forme organiche, quasi biomorfiche, che nascono appunto da uno studio sul corpo e sulle forme naturali, che poi prendono una dimensione astratta e quasi concettuale. Quindi il lavoro sulla materia, che si vede anche proprio dal modellato che lui applica, sono terracotte in prima cottura, quindi non, alcune rimangono bianche, altre con tutti i segni della materia quasi che si frantuma. E questo rapporto che lui cerca perpetuamente con lo spazio che è intorno. E infatti in una frase che abbiamo ritrovato nel suo studio, proprio quello di riprodurre con il segno la molteplicità che è nell'uomo. Quindi il suo lavoro, prima che essere un lavoro di tipo figurativo, estetico, formale, è un lavoro di tipo filosofico. E alla base di questo lavoro filosofico c'è sempre il rapporto con l'uomo, con l'essere umano. E questo percorso di ricerca poi lo porterà a manipolare molti tipi di materie. E abbiamo diversi esempi, anche tipo la ceramica invetrata. Gli ultimi lavori sono dei lavori di tipo informale, quasi con oggetti di recupero, ma stanno a dimostrare proprio la sua ricerca quasi ossessiva con il segno e con lo spazio. E quindi avere in mostra una selezione così vasta di opere mai esposte, mai presentate, e rendono grande importanza a tutto il suo percorso di arte e di vita, e soprattutto fanno riscoprire al contesto molisano, al contesto di Isernino, la presenza di un grande artista che ha segnato molto il territorio e che è stato anche, come diceva Antonio, un punto di riferimento per molti altri artisti delle generazioni successive. E anche attraverso il suo lavoro di educatore, di professore al liceo. E vi invito quindi a leggere con attenzione questi lavori, a sfogliare il catalogo e a dare giusta importanza a questa ricerca. Grazie. Grazie Tommaso, le tue analisi sono sempre molto interessanti. E passo quindi la parola ad Andrea Succi per un saluto finale e insomma di quello che vuoi. Grazie all'arte di papà che mi ha dato l'occasione e mi ha regalato questa splendida famiglia, quindi la prima persona che voglio ringraziare è mio papà. Bravo. Papà, vuoi dire qualcosa? Il sindaco è ancora là. Questo ragazzo qua, guarda lì la testa. Questo che sta là. Quello è il sindaco. Sembra una persona. No, lo volevo dire io. Grazie. Sì. Però io vi ringrazio, perché portare queste opere qui è veramente un onore per la città. Quindi grazie a lei, grazie alla famiglia. E a tutti le persone che hanno organizzato, quindi è un onore nostro. Ma noi portiamo il nostro corpo in giro come sculture, quindi la scultura, dice la scultura si ripete il nome scultura, è assolutamente naturale la scultura. Se qualcuno non l'ha detto, lo dico io, mi azzardo a dirlo, se non lo faccio bene, non ditelo a nessuno perché non me ne importa niente. Grazie papà, ti vediamo molto in forma, devo dire. Caro benvenuto, sono 40 anni ormai che partì da Isernia per mete lontane. E ti rivedo ora, dopo tanto tempo, qui, nella terra dove nascemmo, per la mostra della tua vita.
la guardo e tornano in mente quante cose, i ricordi, quelli di bambino, quando passavo sul carretto di nonno Arturo innanzi casa tua e scorgevo le tue prime statue in pietra sotto la quercia. Tracciasti tanti solchi e semine feconde nella terra di Fregnete. Crebbero ciliegi e uomini, armenti, greggi, ragazze. Seppi del tuo primo amore, persona a me cara. Forse per te era la prima volta. Lei era al pozzo e testimone fu il secchio dell'acqua tirato dal fondo alla luce e te riflesso. Sei avvocato della vita del tuo sangue, benvenuto. Hai difeso il germoglio indifeso all'interno del grembo di una terra che sirene malvagie volevano estinguere. Sei stato eroe e Aladino, lampada e luce di un eremo che sapeva mutarsi in tenebra e che hai reso forte con la schiena dritta per affrontare la schiavitù dei padri. Permettetemi di salutare il maestro. Sì, sì. Maestro, buonasera. Che ne pare? Un'ottima iniziativa. È vero? Sì, sì. Vero? Sì, sì. Entrano tutti gli amici, chi non sa niente. È un'occasione per rivedere un po' di gente, di amici, ma è un'occasione in modo particolare per mostrare quello che sei stato capace di fare. Sì. Con le tue mani, vero? Sì, sì, ma devi già lavorare. Lo so. Ciao, lo so. Ciao. Lo so. Come va? Tutto a posto. Sì. Comunque. A me fa piacere che venga tanta gente. Vuol dire che considerano i tuoi lavori qualcosa di bello. Mi piace
e per dire le vicine di insegnare, insegnare ai bambini magari con attenzione, perché magari magari forse questo sarà un compito un po' più difficile, però sì, un po' più difficile, però piano piano. Io mi godo un po' con la mostra e poi ti vengo a salutare, a rompere le scatole un altro dopo una po'. Vita questo dopo una vita. Perché ti ricordi che prima non le voleva fare tanto le mostre? Papà, tutto a posto? Sì, sta a posto, pure Florindo, papà. Florindo, come sta qua? Sta qua, lo vedi? Ecco qua. Carissimo. Ti ricordi che prima non le voleva tanto fare le mostre? Ma non aveva avuto un'occasione come questa. Sì, sì. Hai acceso firmamenti e intuizioni. Piacere del dubbio e la ricerca della virtù che rende immortali nell'arte. Cercasti un fratello. Il tuo era in America e, ricordo, tornò una volta sola, dopo tanti anni, lo ricordo, sì. Poi ripartì. È mai tornato? E un fratello minore trovasti in me. 17 anni di età ci separavano. Tu avevi scolpito già molte pietre, mentre io, acerbo, cercavo ancora di capire i miei sogni. Eri deciso e umile. Mi parlavi degli esami che adulto superavi.
Ricordo le tue speranze per uno stipendio, la tua fatica nel vivere e per vivere. Venivi a casa mia, a Valgianese, il pomeriggio, con la Fiat 600, quella azzurra, ti ricordi? E attendevi fuori, a guardare il fiume, in attesa che io finissi i compiti. Poi, insieme, si partiva ogni volta per un viaggio, spesso in montagna, sulla schiena petrosa di Frosolone, Pesche, Miranda, le Mainarte. Mi raccontavi i tuoi pensieri e gli amici, pochi, lontani. Venuto a salutarvi il sindaco. Buonasera. Buonasera. Grazie. Sì, il sindaco è secondo il sindaco. È giovane, un sindaco giovane e bello. Ci abbiamo un sindaco giovane e bello. Allora. Grazie dell'esposizione. Sì. L'hanno fatta bene, però. Sì. La materia prima è importante. Veramente bella. Si fanno un bel volere. Sì. No, è veramente bello. Mi parlavi di quando eri ragazzo e poi crescendo i timori per un futuro che ancora non riuscivi a dominare, che ancora non era chiaro. Tuo papà Pasquale, quando giovane, faceva il carabiniere. Mi parlavi del tuo disagio, di non poter correre come gli altri ragazzi. Speranze vissute in una vita che pareva un pavimento a scacchi,
tra avvoltoi e aironi. E tu eri preso dalla febbre, eri attratto dalla bellezza delle pietre e me le mostravi con garbo. Le pietre, alcune le mettevi sul palmo della mano come allodole. Dicevi delle forme che potevi trarne, di quei colori, degli odori. Portavi a casa tua da Si Francesca, tua madre, che preparava sagne e fagioli per pranzo e uova fritte. Ma ti ricordo anche quando mangiavi solo latte e pane, la zuppa. E Zi Pascale, dall'orto, veniva coi pomodori tondi e rossi, pieni di un profumo che non esiste più. Avevano il gusto del bene del mondo. I pomodori, come il cuore di un asino sacro, possedevano un passato cosmico ed un presente arcano, umile, che ci legava come fratelli. Li mangiavamo insieme. Ricordi? Fragnete tua con la neve, te la ricordi? E i suoi animali che pascolavano nei prati come coscienze libere che avevano nel cuore il coltello. E ricordi ancora, benvenuto,
quando nell'inverno del 1977 anche io, braccato dai pregiudizi del nostro mondo che mi scacciava, facemmo quel lungo viaggio, te lo ricordi, da solitari con la tua 600 per i paesi corrosi del Sannio, quelli con le finestre rinsecchite di emigranti, finestre con gli occhi scavati, le ciglia nude come pagliai. Ti ricordi, benvenuto? E ricordo ancora la voce, gli occhi della tua mamma, vivi e dolci come in un colle erboso dove le pozze d'acqua stillano luce. Mi parlavi di quando eri ragazzo, del tuo disagio di non poter correre, di sentirti anzitempo impietrito nelle tue opere e sotto il duro scalpello della vita. Il tuo papà, titano, come portasse sulle spalle il mondo, curvo sotto la roccia dei capelli bianchi. Non v'erano mattoni intorno, né muri incompiuti, ma forse l'angoscia del vivere è un amore infinito, sconfinato per la volta stellata. Ti vedevo scolpire, le schegge fuggivano urlanti dai sassi, i colpi di scalpello inferti si infittivano con le scintille, accendevi il compressore in aereo orgoglioso, era arancione e grosso, pareva un suino mansueto e nervoso di cui tu tenevi la coda con lo scalpello. Ti assalivano i timori per un futuro arduo che non riuscivi a dominare. Fra te le pietre v'era una catena d'unione. Ti inginocchiavi.
come su un ventre. Ti ricordi la mia Super 8? Queste immagini le abbiamo girate insieme. Ti piaceva il fiume quando era torbido ed era in piena. Anche il modesto carpino di fronte a casa mia. Lo guardavamo dalla strada e sembrava trascinasse l'infinito. Anche tu, da bambino, abitavi vicino al fiume, il Cavaliere, e la notte, durante la piena, sentivi le pietre che venivano trascinate dalla corrente e arrotolavano nell'acqua. Un rumore sordo, cupo, meraviglioso, come in un corpo. Le amavi le pietre e ne traevi corpi, delizie e forme. Ogni giorno immerso in un rito, lì, sotto la quercia, lo ricordo. Mettevi in fuga le paure quando scolpivi, ponendoti al galoppo di un tritone su un bosco mutato in fiamme. Camminavi fra le tue opere leggero, come il cavaliere senza spada in un tempio. Le mani nude, i calli, la tua malattia di scalpellino e le mani ti tremavano, la stessa di Michelangelo. E che amavi. Ti ricordi? Benvenuto. Le strade asfaltate dalle tame scarne. Questa gente sassosa hai amato e hai voluto fosse nelle tue sculture. Hai voluto una teca eterna che ne conservasse il profumo, l'opera tua. Questa gente ci ha ferito con la sua saggezza, ci ha odiato e poi perdonati con gratitudine. Afferrata al nostro dolore, ci ha offerto il pane. Quanta è la vita
in questa nostra terra semplice, umile, con valori profondi. Fosti costretto a mettere i guanti e gli occhiali, lo ricordo, per tenere alle briglie le schegge che svettavano di rabbia, quasi con giubilo, per lasciare spazio a un braccio, a un volto, ad una mano che protendeva un saluto. Ma che rimarrà del nostro lavoro tra 1000 anni? Dove saremo? Mi raccontasti che amavi andare al fiume a nuotare. Lo so, lì in acqua divenivi come gli altri. Il bagno ti rendeva sacro e libero. E tu, che non avevi mai potuto correre, eri lì più rapido della corrente. Sei stato delfino in un mare di serpi e di sterpi, torrente e scintilla segreta. Sei stato maestro. Fortunati gli allievi che ti hanno avuto in sorte, abbeverati alle tue parole, ai tuoi strali e singhiozzi. Sul colle di Fregnete andavi a scavarti le pietre e, messa in piede sulla terra, gli giravi intorno ed eri il pastore che le rendeva libere come pianeti fuori dell'ombra. Tenevi con ironia a volte le guance alle tue statue e loro ti rispondevano tranquille, fiduciose, austere.
ti ricordi Isernia, Miranda, Carovilli, Pesche, e noi eravamo alla ricerca dei loro volti. Facemmo queste foto, reperte di un mondo ora fuggito via, svanito. E il sangue sotto il sole di uomini valorosi a mietere. Le sapevi umane le tue pietre, le vedevi uccello in un grande nido da cui sarebbero venuti volti, occhi. Sì, proprio questi che ora mi fissano e pongono domande a cui non so rispondere. Questa donna sul somaro ci colpì la sua energia, il carattere severo, ardito e lo stesso che è della nostra terra. Ricordo pure quel collezionista di Napoli, un medico forse, che ti comprò la tua scultura più bella e imponente. Due coniugi assorti, presi dal nulla dopo un rapporto. Dove sarà oggi quel tuo capolavoro? Chissà, forse è rimasto nei sogni. O è divenuto un armento al pascolo fra il grano e i pensieri dopo la semina?
col trattore portavi a casa i blocchi da te scavati, bianchi, sobri, forse dormienti, ma audaci, scorazzanti ed avvolti da merli neri. Ricordo in un riflesso di fontana il sorriso di zia Francesca, tua madre, lo sguardo perplesso di tuo padre di fronte alle pietre che sotto il sole scottavano. A volte tu le pensavi in volo, fra paludi e corpi virili di sirene. Rimanesti immerso in una mia compagna di scuola, ti ricordi? E lei ti lasciò. E volevi morire. Mi facesti delle tue opere testamento perché rimanessero vive ed io le curassi nel tempo. Ricordo quel giorno, lì sul ponte, la barriera cedeva e tu mi toccò abbracciarti per salvarti dallo strapiombo. Non avevo mai abbracciato un fratello. E i ponti sono nodi di pianto. Tengono la vita legata alla terra, unite insieme dalla pietà immonda e feconda della morte. Ricordi quando era, se non sbaglio, il 1977, venisti con la tua 600 su a Pisa ed io ti organizzai una tua piccola mostra di sculture a Marina. Portai anche un quadro, lo portai in treno. E siccome era troppo grande, mi facevano scendere ad ogni stazione. Ti ricordi, benvenuto, di me? Di Enzo. Che hai fatto nei 40 anni che non ci siamo visti, fratello? Che hai fatto? Soldati colmi di bellezza per strade impervie che impongono il brivido. Tu annodi suoni a labbra nere con i fili d'arpa. Alle tue opere attingono le donne come acqua al pozzo. Salgono, scendono
i secchi colmi, portando riflessi di luna, e le coscienze rullano sulla carrucola dei millenni. La fune si usura e siamo qui, benvenuti. Ogni tua scultura è un nodo, si flette al peso di una piuma, eppure è potente. È nodo di un albero, di un'ancora, è un porto, una nave. Unisce realtà e verità, serpe e frutto. È opera di una quercia il cui rampollo è cresciuto al suo fianco nella siepe. È turbine di foglie che la mano abbandona al solco. Sei una storia alla fonte, dove ogni donna porta il suo sorriso e tu lo hai reso alla pietra. Tu hai dato eternità al vento, benvenuto. Hai esplorato i sentieri oscuri nel dolore e ripidi nella luce. Hai scoperto ponti e macerie, hai carezzato lo scheletro sublime di un Leviatano. Il futuro. Eterno come il passato, del dolore ti è rimasta la pregna nostalgia che intinge il dito nella crudezza del creare, e tu ne hai accolto il rigore. Ogni tuo nodo è un rischio, si può esserne afferrati, trascinati, imbrigliati, è un monito, è l'impegno a districarsi con sapienza nelle insidie dell'arte che cede alla notte. Ho raccolto tante foto di quando si era giovani, di tuoi vicini di casa. Ricordi mio zio Damiano quando era ragazzo, anche lui pittore ora. Quanta vita in una terra semplice, umile,
con valori profondi, eppure tu ti sentivi escluso, non ti capivano. Ogni tua opera, benvenuto, è un iceberg, è punto di svolta, è acme del non ritorno, perché il solo esserne stretti ti muta nella tua orma. Già, questo sono io, Enzo. Nel 1980 ero tuo testimone di nozze. Ti ricordi, benvenuto? Non mi ricordo. Ma Enzo, te lo ricordi? No, non lo ricordo. Non ricordi niente? No, non lo ricordo. La memoria, anzi. No, no, non è che mi sto scimunendo, ma insomma, non ricordo più tante cose. Benvenuto. Oppa. Sì. Là ci sto arrivando. Cioè, io non capivo che dice non lo so. La mano fredda, pure tu. Ti voglio bene. Pure io. Non dicevo. E dobbiamo continuare a volerci. No, non ce lo capivo perché lui non sapeva che era tornato. Quella prima di fondare la villa. È una bella esperienza. Non è più comune, sì, però non so, c'è un po' di paura, non è accettato. Basta lavorare con scrupolo e si può rischiare di fare delle cose molto belle. Vabbè, ma lui è pure brutta. Ma pure in compagnia, insomma.